cari amici di Radio Roma Sport, ciao da Alberto Fiano. Eccoci qui con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma dopo Milan-Roma del 31 agosto, ovviamente corrente anno. Inizio davvero difficile di campionato per la Roma. E a San Siro si spengono i sogni giallorossi, la Roma torna a casa con una sconfitta che fa registrare questo ruolino di marcia. Tre partite, una sconfitta, una vittoria e un pareggio, ma il pareggio con i bergamaschi alla seconda e questa sconfitta veramente sono ancora più gravi, non tanto nel risultato ma come sono maturati per la prestazione che ha fornito la squadra, sia sotto il profilo mentale, sia sotto il profilo atletico, sia sotto il profilo tattico. Una Roma senza anima, purtroppo, una Roma molle sulle gambe, che non riesce ad imprimere un ritmo intenso alla partita, una Roma che totale confusione tattica, sia lei e sia soprattutto chi dovrebbe invece dare ordine tattico, sia Di Francesco, che anche oggi inizia con un modulo, poi finisce con un altro modulo, e soprattutto due gol frutto di due disattenzioni difensive veramente che non si possono ammettere e perdonare, tra virgolette, ovviamente in Serie A con questi palcoscenici contro questi avversari, perché poi ovviamente li paghi amaramente. Il primo gol, quando una palla passa tutta l'area piccola e arriva dal lato opposto dove che si la mette dentro, è impossibile che una palla, un cross alla sua terra, passi tutta l'area piccola senza che nessun difensore giallorosso riesca ad intervenire sulla sfera. E poi al 95esimo, veramente una cosa che mai si dovrebbe vedere sui campi, neanche a livello dilettantistico, e ci dispiace che a farlo sia quello che fino ad ora era stato uno dei migliori in campo, se così possiamo dire, della Roma, visto la prestazione anche oggi molto mediocre della squadra di Di Francesco, ossia Zonzi. Una palla persa con Zonzi semi di spalle, che tenta un passaggio orizzontale su pressione dell'attaccante sui suoi 20 metri difensivi, veramente una cosa che non è inammissibile, che non si può, come dire, che non può passare impunita neanche su un campionato di prima categoria o di promozione. Non è la prima cosa che insegna una scuola calcio, veramente, dove Higuaín infatti serve poi a Cutrone una palla deliziosa che la butta dentro, tappin vincente davanti ad Olsen. Il portiere svedese non può far nulla, non diamo colpi anche a lui, però certo che non dà mai quella sensazione di sicurezza tra i pali che dava Alisson. Ora non vogliamo fare un paragone, perché si andrebbe a creare ancora più fardello alla gigante svedese, però insomma anche lui è bene che capisca in fretta il calcio italiano, ed è bene che Savorani ci si impegni davvero tanto per correggere alcuni suoi come dire, difetti anche di piazzamento, di posizionamento, come il gol di Higuaín poi annullato per fuorigioco millimetrico, dove se ci fosse stato Alisson già sarebbe stato mezzo metro più avanti. Insomma, ecco quando mi riferisco a, appunto, nel dire che deve capire il calcio italiano e cosa vuole ancora il tecnico Di Francesco, perché oggigiorno nel calcio moderno il portiere è un ruolo importante ancora di più di quanto lo era 20 anni fa. Anche il portiere partecipa, non si gioca più in 10 in campo ma in 11, appunto. E una Roma che nel primo tempo veramente non fa nulla, a parte i primi 5 minuti iniziali dove tenta dei timidi pressing o di giocare un po' alta, poi il Milan prende il sopravvento, un Milan con più voglia, un Milan con più ordine tattico, un Milan con più gamba, con più polmoni, con più grinta, con più determinazione, che poi va con merito in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa che Di Francesco cambia anche qui due uomini, cambia assetto tattico, entrano Sciarau e Cristante, la Roma passa a 4-2-3-1, mantiene meglio il campo, crea qualche occasione, giunge con merito al pareggio con Fazio, ma è troppo poco, poi negli ultimi 10 minuti scompare nuovamente dal campo,
Dzeko all'89esimo, l'unica palla gol che poi ha avuto la Roma a fine partita, la spreca veramente malamente, e poi scatta inesorabile, appunto una delle leggi del calcio più antico, sia gol mangiato gol subito. Questo è quanto, ci dispiace tantissimo davvero. Il Milan ovvio non ruba niente, c'è stato anche un gol annullato a Zonzin sempre col VAR. Zonzin si era aiutato con il braccio al minuto 78-79. Ovvio che un pareggio, magari per quello che poi la Roma ha fatto un po' nel secondo tempo, poteva essere un po' più giusto, però ecco, alla fine, alla luce di quanto si è visto, Milan ha comunque legittimato questa vittoria di misura, e la Roma ha tanto da recriminare e di che lavorare veramente. Ora saranno 2 settimane di umore nero a Trigoria, si riscende in campo fra 15, fra 14 giorni, perché ora arriva la sosta. Ovvio, 3 punti in cioè 4 punti in 3 partite non era quello che si sperava per questa Roma, però questo è quanto. Ora bisogna lavorare sulla testa dei giocatori e speriamo, ecco, che soprattutto anche a livello morale non ne vada a risentire la squadra e l'ambiente, perché si sa, questo è un ambiente molto umorale, anche la squadra. Se domani la Juventus e il Napoli, come presumibile, dovessero vincere, vanno a più 5, insomma meno 5 è già dalla vetta, si potrebbero creare malumori che andrebbero solamente come dire, a influire ancora più negativamente su questo momento. Ora bisogna lavorare, ora bisogna pensare di partita per partita. Ma bisogna trovare innanzitutto prima un'anima per questa squadra, e poi di conseguenza una condizione atletica accettabile, buona, e poi un ordine tattico, un gioco che insomma impelle, visto il momento che la Roma sta attraversando. Il compito sta di Francesco e anche ai giocatori. Questo è quanto. Ora ovviamente non ho niente allarmismi o processi più fuori misura, perché sarebbe del deleterio e basta. Altro non so che aggiungere, c'è solo tanta amarezza e delusione, perché insomma perdere così fa male. Posso dire che la Roma si è fatta 2 gol da sola, visto gli errori madornali difensivi che ha fatto, e il Milan con attaccanti come Higuaín, Cutrone, Suso, che sono letali e cinici, ne ha approfittato e si è portato a casa i 3 punti. E per questo punto sulla Roma è davvero tutto. Ringrazio Roberto De Angelis per questa partnership, a cui mando un grande saluto, e vi do appuntamenti per i prossimi post partite della Roma. E niente, chiudo con un messo: dai Roma, dai. Però speriamo di vederlo anche attuato con i fatti, questo dai Roma, dai, e non solo a parole. Ciao e a presto, Alberto Fiano. Buonanotte e buon weekend a tutti.